Oh no, caramella mu. Cioè mi è rimasta ci questa. Ma mettiamoci ma pure sì. La mu, ma chi se frega. Tanto senti. E poi con la spatolina fai così. Ah, madonna. Posso indossarlo? Vai. No. Ah. No. Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e lei è Ariel Makeup. Wow, che onore essere qui con te. Sei contenta? Questo... Sì, perché finalmente trovo un'altra Ariana. Ariana Grande. Solo che abbiamo una Ariel Makeup, una Ariana Grande. E ora abbiamo anche Lei la signora. Ma che tanto, te lo giuro, tantissimo. Lo sapete che Ariel Makeup nel suo TikTok e nel suo YouTube ogni tanto tira fuori la pinassa. Ma lei non è pinassa, è la 2.0. È la 2.0, perché sapete che ho avuto per tanto tempo io la Francesca, che era appunto la fabbrica maschere. E quindi ci siamo detti, ma che cacchio facciamo se facciamo un video insieme? Poi, genialata, perché io ho fatto la maschera, lui pure. Che cacchio poteva venire fuori? Quindi abbiamo deciso di comprare, tra l'altro ne ho due, quindi non so cosa me ne farò dell'altra. Pure io ne ho due. Mamma, le facciamo accoppiare, sì, molto. Oddio, che bello. Ma no, matrimonio! No, tu non lo sai, ma in realtà la mia Pina è già sposata. Con chi? Con Pino la lavatrice. Mamma, visto quello schifo? Quell'inutilandia di Pino la lavatrice, mamma mia. Comunque, fatto sta che sta pagliacciata di farle insieme, abbiamo comprato la versione 2.0, la Fruit Masking Machine. Che la mia si chiama Lily. Questa non so come si chiama. No. Come la chiameresti? Adesso, istinto. Uno sbaglio, un errore. Ma posso dirti che meraviglia? Esatto. È in silicone. Nella 2.0 c'è la maschera in silicone. Porca vacca, che figata, raga. Qua abbiamo la parte per la mascherona. Sì, che poi è più grande della mia faccia. Ma non ci importa. E poi abbiamo lei. Che posso dirti? Che touch. È una signora, è una dama. Ci vuole un nome da dama. Allora io l'ho chiamata Lily, ma perché nella mia si chiamava proprio Lily. Questa però non si chiama Lily, quindi vai. Questa è la Charlotte. La Charlotte. Questa è la Charlotte. Perché c'è sempre questa cosa che sembra Topolino dietro. No, è il suo ano, non puoi guardarlo, devi coprirlo, scostumata. È tornato lo scopettino del cesso. Lo scopettino del cesso per fare. Che poi l'avrò perso 20.000 volte. Ma madonna, modo. Tanto gli resterà. Poi abbiamo un coltellino. Un kit salva freschezza per fare così, secondo me. Sì, sì, per alzare la maschera. Se non è l'unghietta. E poi cosa abbiamo? Oh, mamma, guarda che questo io non ce l'ho, sono invidiosa. Budget meraviglioso che c'è stato questa volta, raga. Abbiamo il patch occhi. Posso dirti, io farei un business. Ci mettiamo con il nostro scopettino per il cesso. A fare maschere a manette da poi vendere a qualcuno. Beh, ma qualcuno comprerebbe una maschera fatta da noi? Sì. Io la comprerei. Io la comprerei pure, sono sincera. Non fidatevi. Però dipende dal tipo di maschera. Maschera la Red Bull. Raga, ce la buttiamo dentro questa totale. Abbiamo ovviamente le pastigliette da buttare dentro. La pasticca così, magica. Per fare la... È volato tutto. Ne faremo bene. Poche. Ne faremo poche, credetemi. E qua abbiamo la spina anale. La spina anale da inserire. Fammi col momento Asmar House. Togli le tic-tac. ASMR, sì, ci piace. Vai, vai. Anche di qua, aspetta, non è finito. Allora, colleghiamo la presa Shuk. Dove la tengo la presa Shuk? Dove me la metto la presa Shuk? Meglio non dirlo. No! No! Vai, a te l'onore. Oh! Ah! Ma già partiamo male. Ma io ti dico già, io non leggo le istruzioni, io non credo nelle istruzioni. Ok, io vabbè, lo so, quindi tieni premuto. No, non insegnarmi. Ok. Vuole 60 blu? Di Acuna! Chi la va a prendere? Quindi perché mi comandi? Ma come ti permetti di comandarmi? Ma lei non parla? No. No, non la volevo muta io, la volevo parlante come Ariel. Ha donato la sua voce per arrivare tra di noi. No, questa non parla, infatti ho offesa. No, ma raga, che male che ci sono rimasta. Pensavo parlasse, perché l'altra la... Ma Charlotte è tutta... È un po' così. Un po' così. È un po' così, lei non parla. Lei fa solo... questo suono. Allora, 60 Malau di Acuna. Vai ancora a sete, oh. Ok. Eccola. Stai calma, eh. Molto, molto tranquilla. E poi perché? 20. Ah, il suo, è beh, giusto. 20 pb di
succo. E noi useremo la Red Bull. Anche perché io penso sempre: se vuoi una maschera energizzante che ti rinfresca la pelle secca, spenta, ti mette le ali, ti metti un po' di Red Bull. No sponsor. Ok, bene, vai. Vai col succo di limone. Mamma, com'è aggressiva, le fa. Devi smetterla di toccarmi. Ah no, non piace ancora qua la situa. Ah no, vuole, non lo so, guarda. Ah già, no, la pastiglia, la pastiglia. Ora pastiglia per il mal di testa. La pastiglietta. Basta un poco di zucchero e la pillola laggiù. E vai dentro col pastiglione. Voilà. Ora giuro non so cosa si fa. No, mi sa che... Ok, è partita. Sta processando, sta facendo la processione. Process. No, io voglio fare process questo. Mi ha detto cessa, come si è permessa? Mamma lei! E basta. Basta. Ah, proprio così. Ma è una violenza. Che poi è inquinamento acustico sta roba qui. Vado, a me l'onore. Prema. Oh. Mamma la sproma. Oddio. Buttaci un po' di capelli. Oddio. Perché? Ma come densa? Perché è densissima così? Oh, aspetta. Madonna quanto brucia. Davvero? Sì. Ma è caldissima. Secondo me c'è troppo poco liquido. Fuego. Guarda quanti buchi, no? Già. Va bene. Ci stiamo impegnando, raga. Stiamo lavorando per voi. Poi è tutta frizzantina. Guarda quante bollicine. Ma è l'acqua frizzante? Ah no, è naturale. Oddio, no. Non si riesce a chiudere. Sì, secondo me è troppo poco liquido. Ma è stata lei a dire pipi. Guarda che ce la posso fare se mi impegno. Vai. Io credo in te. Oh, ce l'abbiamo. Mentre questa roba asciuga, io direi di provare a farne un'altra comunque minimo. Perché ci stiamo mettendo 100 anni. Come vuoi fare? Come ci buttiamo dentro qualcos'altro? Lo senti la fantasia? Buttaci qualcosa, no? Tu suona, patatona. Quando vuoi suona. No. Cioè, è sempre così assetata. Beh, ci sta il caldo, fa caldo. Lei non è mai soddisfatta. Mi sento male. Oh. Ma sono tanti? Ah no, è rosso. No. Cosa vuol dire rosso adesso? Non l'abbiamo accesa. Come non l'abbiamo accesa? Ok, adesso sì. Adesso vuole succo. Vuole il succo, vuole già vuole il succo. Vuole il succo. Automatico. No, oddio, raga, sono stato ispirato. Siccome abbiamo qua da inserire continuamente pastigliette e pastiglione, io ho trovato delle altre pastigliette. Delle caramelle, forse. Delle caramelle. Guarda che non è brutta come idea. Ho provato qua. Oddio. Ma no, com'è cremo? Vai. Ma è cremosa. E un, due, tre, mascherina. Mamma olè. Mia. Sono delle caramelline al mentolio. L'alito, ti lasciano l'alito fresco e la faccia fresca. Sì, bello, un po'. Rinfrescante, ci vuole. Come buttare un'altra macchina? Dici? No, dai. Finché non si fa patatine del Mac. Patatine del Mac è quella che me l'ha distrutta. Sì, pure a me. Oh no, caramella mu. Cioè, mi è rimasta questa. Mettiamoci pure la mu, ma chi se ne frega. Tanto senti. Poi con la spatolina fai così. Ah, madonna. Morire come cadono. Ah. Oh, basta. Ha detto ha basta. Ha cantato, la dama ha cantato e ha detto mimi. Direi di mettere il pastiglione. Boh. E ora la lasciamo lavorare come si lasciano lavorare le signore in tangenziale. In tranquillità. Mi dissocio. Io mi dissocio. Ma tantissimo. Carta, forbice, sasso. Te tocca il sasso batte la forbice. No. Sì. La mascherona alla Red Bull. Vabbè dai, ti piace. A parte che guarda che ne abbiamo un'altra qua in preparazione. La devo mettere io. Scusa, una testa. Guardate la consistenza. Oddio. Ma che bella è la maschera di cristallo. Posso indossarla? Vai. No. Che benessere. Che benessere. Però te sta bene, a me sono larghissime. Perché ho la faccia larga, ho la faccia da balena. La sensazione sul viso è bella, perché è fresca. Ah. Di solito io tutte quelle che indosso sono tutte calde, bollenti. Calde e bollenti, sì. No, bella, è bella fresca. E è vero. Mi piace che lascia un po' di hydration. Ma come sei liscio? Oh mio Dio. Guardate che meraviglia, raga. È pazzesco l'effetto. Quanto che dovrei stare in posa sta ambaradan qua? Di solito ho letto 10 minuti, un quarto d'ora. Comunque sai che noi la usiamo per ridere. Ma secondo me potrebbe essere usata veramente per fare cose belle. Ma sì, ma certo, per fare maschere decenti, solo che non per fare ste cacate qua. Noi le facciamo proprio per
Per divertimento, dai, su. Cascato. Perché poi sono pesanti queste cose. A me però sono... bella resistente, perché guarda che non si è ancora rotta. Quanto... Oh, ma che come balla la maschera. Fa un rumore strano questo. Sì, prima non doveva farlo, non so, non l'ha mai fatto. Secondo me sta mescolando il mu. Bello il profumo però, eh. Che buono, è come... Hai presente quando ti metti il Vicks Vaporub? Oh mia bella topolona, non ti lascio sola, per la mascherona. Mamma mia quanto sei buona. Mamma lei. Dillo alla mamma. E dillo all'avvocato. Facciamo i patch. Dai facciamo, proviamo a fare i patch. Io i patch li metterei qua dentro la consistenza sbrodolosa e poi... Vai, cosa versa dici? Raga, vai. Siete pronti a vedere la bella pisciatona? Una bella pisciatona. Madonna. Che sbocco! Che sboccamento! Poi dobbiamo fare mi sa le analisi, perché qua non mi... Questa qua è da ittero, eh? Questa qua è una malattia. Se la fate così, raga, andate a farmi vedere, eh? Oh, wow, ma che consistenza! Forse un po' di più di... Ok, ho fatto. E poi di qua, vai amica. Vado io? Vai. Versa. Ah, brucia sta roba. Brucia tantissimo, per quello che mi ha fatto un po' dubbio. Bello. Vabbè, però. Che belli. Sembrano dei fagiolini. Buono. Che buon profumo, ma perché noi abbiamo fatto delle genialate? Abbiamo fatto delle cagate insieme. O delle genialate, non... E quello che avanza la mettiamo qua così? Vai. La maschera di... come si chiama quella là? Chernobyl. Guardate che mercanzia meravigliosa. Prossimamente su Amazon. Io se avessi avuto 12 anni e avessi visto questa maschera, le avrei vendute tutta la scuola. È ma vero. Vivendo la maschera, poi ovviamente ora che la porti a scuola, quella roba lì è poltiglia. Beh, mi sa che è arrivato il momento di provare questi patch. Oddio. Qua. Belli al mentolo. Belli caldi, come caldi? Oh, bruciano! Porca vacca! Eh sì, perché c'è la menta! È come spruzzarsi in faccia dell'Autan, eh? È bella power, la sensation! Mamma lei! Belle ste contolette che abbiamo fatto comunque! Oddio! Comunque, a te si vedono, a me si mixa col colore della faccia. Vero, te non si vede! Beh, posso dirti, è stata veramente una bellissima perdita di tempo per quel che mi riguarda. Mamma, possiamo lasciarle qua tipo accessorio? Va se non fa un po' moda. Ma tu! Perfetta. Che schifo. Perfetta. Che sta roba, vomitello. Tu immagini di entrare a casa di qualcuno e vedi questa roba così. Cosa dici? Tutto bene, cioè. Raga, vi faccio vedere da vicino questo risultato. Come vi sembra? Più che altro sono anche truccata, quindi... Ma guarda che così provano le maschere col make-up sotto, non ho capito niente. Oddio. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di Charlotte, la maschera che ti fa venire il cagotto. E se volete delle novità, andate nel canale di Ariane Makeup, perché proveremo delle novità pazzesche. Bellissimo. Non vedo l'ora. Quindi raga, lasciateci giù nei commenti cosa ne pensate, se vorreste mai provare la maschera sbobba. Maschera sboblosa. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, date un'occhiata al canale di Ariane Makeup, mettete un pollice in su e soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, perché esce un nuovo video di martedì 15, sabato 12:30, 28 giovedì, ma questo non sa mai nessuno. E vi mando un bacione grande e al prossimo video. Ciao!